Allora, buonasera, benvenuti. Questa sera parliamo di un documentario molto interessante su un personaggio che definirlo interessante è veramente riduttivo. Piero Vivarelli ha attraversato il Novecento veramente in maniera molto forte, molto personale. Il documentario che gli hanno dedicato Nick Vivarelli, suo nipote Fabrizio Laurenti, è stato presentato a Venezia e recentemente ha vinto il Nastro d'Argento come miglior documentario sul cinema. Sta per uscire e quindi sta per essere visibile a tutti, ma adesso noi ci beiamo del prossimamente del trailer, tanto per entrare un po' nello spirito, poi ne parleremo con i registi. Charleston was once the race. History has been the stage, and the beat goes on, and the beat goes on. E insomma, abbiamo visto come Piero Vivarelli abbia veramente attraversato tutto il cinema italiano. L'abbiamo visto accompagnato da The Beat Goes On, una canzone resa famosa da Sonny e Cher, qui reinterpretata. Beh, insomma, l'abbiamo visto con le canzoni, lui ne ha scritte molte. L'abbiamo visto con i western, l'abbiamo visto con i film di fantascienza, con i film tratti da fumetti, abbiamo visto apparire Che Guevara, perché anche la politica è stata importante nella sua vita. Ma io vorrei chiamare in causa i due registi, Fabrizio Laurenti e Nick Vivarelli, perché il lavoro che hanno fatto è stato un lavoro veramente bello, veramente importante, soprattutto un lavoro che a mia conoscenza è durato almeno 2 anni. Volete raccontare un po' questo vostro viaggio alla riscoperta di un parente e di un regista? Chi incomincia? Buonasera, buonasera. Ciao, Ciao buonasera. Steve. Sono molto contento di essere qua a presentare questo film e vorrei partire in realtà Fabrizio, in quanto il documentario è nato da Fabrizio in realtà. Quindi la parola a Fabrizio Laurenti. Beh, la prima cosa, a te sembra sia durato 2 anni, in realtà è durato 4 e mezzo. Ecco, vedi. Da quando abbiamo avuto la prima idea, cioè io ho proposto a Nick di fare un documentario sul suo zio, perché lo avevo conosciuto per un'intervista che gli avevo fatto su Mussolini, in quanto lui aveva conosciuto Mussolini, io stavo facendo un documentario su Mussolini, e mi ha parlato di tutto, meno che di Mussolini, in 3 ore di intervista che dovevano essere mezz'ora. Mi ha parlato di tutto, ha detto che quest'uomo è it's larger than life, c'ha così tante cose da raccontare, è un peccato non raccontarlo. Poi purtroppo quando la cosa si è materializzata, lui si era smaterializzato, era morto, non c'era più, però con Nick abbiamo deciso di penetrare, di affondare nella memoria di tutti quelli che l'hanno conosciuto, che erano ancora vivi, e così è partita quest'idea. Beh, una bella avventura, Nick. Per te anche, come dire, una scoperta di un membro della famiglia. Che fama aveva? Perché, insomma,
Il buon Piero Vivarelli era un personaggio, insomma, puntuto. Che fama aveva in famiglia? Come era vissuto questo parente che faceva il cinema, ma faceva anche tante altre cose contemporaneamente? Beh, per me era un personaggio che mi ha sempre affascinato, ma che in realtà ho conosciuto abbastanza poco, o perlomeno non quanto avrei voluto. Quando ero proprio ragazzino, diciamo che lui aveva un rapporto abbastanza, non dico conflittuale, però non è che avesse un rapporto proprio molto stretto con mio padre, che era un uomo abbastanza diverso in realtà. Però io sapevo di avere questo zio che faceva questi film stranissimi, che scriveva di musica, quindi ero molto affascinato. Quando mi capitava di incontrarlo, mi ricordo, credo, una delle prime volte gli chiesi che rivista di musica dovevo leggere, lui mi disse di leggere Billboard, mi ricordo Beryl, mi ricordo di aver conosciuto Beryl Cunningham e di essere rimasto molto ammaliato da questa bellissima zia. Però in realtà da ragazzino non è che l'ho visto tantissimo. Poi dopo sono venuto a Roma, l'ho cominciato a frequentare, e poi diciamo che nell'ultimo periodo della sua vita, quando io ero già giornalista, ci sentivamo molto spesso. Purtroppo però non mi rendevo conto, fino all'ultimo periodo, non mi rendevo conto del personaggio bellissimo che avevo, diciamo, in famiglia. Devo dire, soprattutto nel 2004, quando c'è stata la rassegna Kings of the Bees a Venezia, che è stata una rassegna importantissima, che ha rivalutato un po' tutto quel mondo del cinema italiano, quella storia segreta del cinema italiano che Piero sicuramente rappresenta, ecco lì ho cominciato a capire che avevo qualcosa, avevo veramente un pezzo di, non saprei dire se di storia, cioè avevo un personaggio molto potente da scoprire. E purtroppo, appunto, come ha detto Fabrizio, ci abbiamo messo un po', quindi nel frattempo lui è morto. Però per fortuna, insomma, credo che alla fine di questo lungo percorso, grazie a Fabrizio, in buona parte siamo riusciti a rendergli giustizia. Grazie anche ai materiali che ci sono stati dati, grazie alle persone, che si rendevano invece conto di quanto fosse importante, persone come Tecco, persone come Marco Giusti, come Manlio Comarasca, come Giovanna Nazzaro e tanti altri, Luca Rea. E quindi siamo riusciti a ricostruire. Per me è stato un viaggio importantissimo nella storia, appunto, sia del cinema italiano che in qualche maniera della mia famiglia. Ecco, allora, insomma, il film racconta, avete capito, un personaggio, ma non potete immaginarvi quante cose. Allora, pensiamo ai motivi per cui uno poteva intervistare Piero Vivarelli. Allora, lui è stato, militato nella Repubblica di Salò, poi però è diventato comunista successivamente. Ha scritto alcune delle canzoni di maggior successo degli anni 60, Tuo bacio come un rock, 24.000 baci, Non esiste l'amore, è stato nella commissione selezionatrice di Sanremo, ha fatto alcuni film musicali lanciando personaggi tipo Adriano Celentano, Mina e altri ancora. Ha scritto uno dei western più importanti degli anni 60, cioè Django, ha fatto dei film tratti dai fumetti neri, in particolare Io adoravo Sataniche, ha avuto un successo incredibile con Il Dio Serpente, in cui c'era la famosa colonna sonora scritta da Augusto Martelli che ha imperversato in radio per anni e anni. Ha girato dei film a Cuba, è stato iscritto al Partito Comunista Cubano, ma non a quello italiano. È stato il fondatore di un interclub molto frequentato. Insomma, ne ha fatte veramente di tutti i colori. E come diceva giustamente Fabrizio Laurenti, quando si parlava con Piero Vivarelli era un fiume in piena. Allora, qui il vostro lavoro è stato quello di organizzare, cioè, che cosa avete deciso di privilegiare
narrazione e nel documentario che avete partorito. Vai Fabrizio. Il film è nato come una sorta di inchiesta su Piero, nel senso non ne sapevamo molto a parte di quello che si sapeva pubblicamente, cioè le canzoni che ha scritto, i film che ha fatto, eccetera. Quello che mano a mano abbiamo scoperto lavorando è stato molto in progress questo documentario, cioè mano a mano che entravamo sempre di più nei film che faceva, scoprivamo lui, cioè lui era comparsa nei film di Fulci in cui era aiuto regista e in cui scriveva le canzoni per Celentano, era personaggio minore secondario nei suoi film, le sue fidanzate, le sue mogli erano nei suoi film, prima di diventare mogli, dopo essere state sposate, cioè, quindi piano piano ci siamo come... abbiamo come ricostruito un'enorme ragnatela di rapporti che non nemmeno pensavamo esistesse. Noi eravamo partiti con l'idea di un documentario abbastanza tradizionale, ha scritto questo, ha fatto questo. Invece quello che ci è piaciuto scoprire, poi abbiamo provato a raccontare, era che la sua vita e i suoi film in realtà era difficile distinguere una cosa dall'altra. Da questo poi il titolo Life as a B-Movie, perché i suoi film considerati B-Movies e la sua vita, che era un insieme di catastrofiche coincidenze, alla fine erano un tutt'uno. Avete qualche rimpianto, qualche cosa che avete cercato non siete riusciti a trovare? Avete, come dire, un retropensiero, anche uno stimolo magari, per chi lo sa, per aggiornarlo questo documentario, qualora quel documento che avete cercato saltasse fuori? Beh, c'è una cosa che vorrei sottolineare, diciamo, vorrei raccontare, che forse metteremo negli extra, cioè che ci è stato raccontato questo aneddoto dalla terza moglie di Piero, Patrizia, e riguarda il fatto che lui negli anni 60, adesso non so l'anno esatto, è andato a New York con Shel Shapiro dei Rocks e ha deciso che doveva assolutamente conoscere le Pantere Nere, e quindi è andato a Harlem, credo all'Apollo Theater, è andato a cercarle e le ha trovate, e poi ha organizzato una conferenza stampa per la stampa italiana delle Pantere Nere a New York, cosa che lo ha messo in grande difficoltà, cioè ha messo in grande difficoltà il console italiano all'epoca, ed è un aneddoto molto divertente che io volevo cercare di farmi raccontare da Shel Shapiro, e che tra l'altro oggi dà un'idea ancora più attuale in qualche modo il personaggio di Piero, che ne parlavo l'altro giorno con Patrizia, sicuramente in questi giorni sarebbe stato a manifestare per Black Lives Matter, cioè era veramente molto, molto, era un militante che ci sentiva moltissimo per la causa dei neri, e però credo che questo a prescindere dia proprio un'idea un po' del personaggio, quindi è un aspetto che cercheremo di mettere negli extra, questo aspetto di Piero. E gli extra, come sappiamo, sono sempre uno dei veri motivi per cui uno poi acquista il DVD, insomma l'importanza degli extra sappiamo è fenomenale. I film di Piero Vivarelli, tu prima Nicolò Vivarelli alludevi alla rassegna, quella patrocinata, insomma fatta da Marco Giusti ma patrocinata da Quentin Tarantino a Venezia nel 2004, il re della serie B italiana, insomma che ha fatto veramente riscoprire il nostro cinema di genere. Allora, questi film, Nick Vivarelli, tu scrivi insomma per una delle riviste che si occupa del business del cinema in giro per il mondo, questi film è vero che hanno ancora un mercato costante e in tutto il mondo, cioè continuano ad essere comprati, acquistati, visti, trasmessi? Ma certo, infatti
paradossalmente, proprio adesso, in questo periodo, durante la pandemia, so da persone che hanno il polso di questo mercato che c'è stato un incremento fortissimo nella richiesta di film cosiddetti vintage. E infatti credo che anche appunto Il Dio Serpente, che è il film che è stato presentato nella rassegna Kings of the Bees, potrebbe avere un rilancio a livello anche internazionale. C'è un tentativo di restauro in corso con la Cineteca di Bologna. In ambito italiano anche è indicativo il fatto che sia passato, credo, due volte su Cielo. E in generale questi film, a prescindere da quelli di Piero, sono film che hanno in questo momento un incremento di visibilità e di valore sul mercato internazionale. Fabrizio Laurenti, tu hai fatto documentari, ma hai fatto anche dei film, anche di genere, proprio lavorando proprio sull'horror e così via. Assolutamente sì. Quando facevi quei film, quali erano i registi, diciamo, di genere che ti sembravano più interessanti nel cinema italiano? Uno. E due, Vivarelli era tra loro? Dunque, sinceramente, era di tutto e di più, nel senso il B-movie italiano, B-movie americano, i B-movie francesi, seguivamo qualunque idea, nel senso, cosa c'era del B-movie che attraeva un giovane regista esordiente quale ero io negli anni 80 più o meno? Il fatto magari era un'inquadratura dell'intero film, quello era, magari il film di per sé non teneva l'intero film, però invece c'era un'inquadratura, come risolvere una situazione in maniera originale, quello ci rimaneva in testa, ed era magari un regista minore, però quell'inquadratura valeva quanto quella di un e-movie visto per intero, quindi c'era di tutto. Io mi ricordo, all'epoca andavo 4 volte al giorno al cinema, quando non lavoravo, quando studiavo, ed entravo a cinema appena potevo, non c'era dall'inizio alla fine, e quindi vedendo 4 film al giorno, alla fine, alla sera mi si confondevano le trame, però mi rimanevano le soluzioni dell'operatore, di dove metteva la macchina o di come risolvere certe cose. Penso che quelli come me che facevano un cinema cominciando da aiuto registi, cose del genere, poi sono cresciuti così, con la grammatica di tanti input messi insieme. Io purtroppo vi devo dire che la batteria del mio connessione sta per morire, non io sto benissimo, però tra poco scomparirò dagli schermi. E volevo solo dire questo, che la figura di Piero, la cosa importante che mi ha portato poi a fare questo documentario su Piero, è che Piero era un gatekeeper, il trickster, era questa capacità di portare la conoscenza di altri mondi nel mondo in cui viveva, quello di far sentire ai giovani italiani dell'epoca che c'erano altre possibilità, altra musica, altro cinema, altri modi di esprimersi, e questo qua lo ha reso... gli ha creato dei problemi, perché in realtà non è mai stato diciamo mainstream Piero in nessun campo realmente, però in realtà è quello che ha poi forgiato la cultura giovanile italiana, grazie alle sue intuizioni, grazie al fatto che le portasse e le diffondesse in Italia. Questo è un grande merito. Beh, lui è Lucio Fulci con facendo conoscere in Italia il rock and roll, facendo familiarizzare i giovani con una musica diversa da quella che fino a quel momento si proponeva loro, effettivamente è stato fondamentale per i nostri anni 60. Ma Nicky Vivarelli, secondo te per lui era più importante il cinema, era più importante la musica, era più importante la politica, era più importante l'Inter? Cioè aveva una sua gerarchia di valori. Intanto salutiamo Fabrizio Laurenti, questo è un che potrei scomparire i B-movie, e quindi
non poteva che mancarti la batteria, insomma, quindi ti salutiamo, certo. Grazie mille, ciao Fabrizio. Ok, ciao. Nick, beh, io per risponderti comincio diciamo con una battuta, una cosa che un'altra cosa che è rimasta, che non abbiamo messo nel documentario, che metteremo negli extra, cioè un pezzo di un'intervista dove Piero dice: per me due cose sono importanti, girare e fare l'amore, ok? Questa è, diciamo, l'essenza un po' di Piero, no? In realtà, io non ti saprei rispondere, perché Piero, come dice Fabrizio, è un trickster anche nel senso che è un personaggio in realtà molto abbastanza elusivo alla fine, no? Quindi la musica o il cinema, la passione politica o le donne, cioè vai a sapere qual era la cosa che veramente gli piaceva di più. Io credo che se lo dovessi descrivere in una parola, per me è, diciamo, lui ha un certo tipo di sensualità, per me è questo, che non esiste più, cioè, e probabilmente, per metterla in maniera un po' così intellettualistica, lui nasce, cioè lui è un prodotto del primo dopoguerra, cioè quell'energia, quella vitalità forse sono il frutto anche del periodo in cui è nato, in cui ha vissuto, e credo che quell'energia del dopoguerra lui l'abbia cavalcata come nessun altro in realtà. Però se ti dovessi dire se è più la musica, se è più l'erotismo, se è più il cinema, se è più l'Inter, capito, o il Che Guevara, o Fidel Castro, il comunismo, e Cuba, la passione politica, la militanza, tutto, non ti saprei dire, cioè è un tutt'uno in qualche modo, no? Però quello che c'è di fondo è proprio una passione, una vitalità, un'esuberanza, un'energia che francamente non credo che si possa ritrovare. Io almeno, certamente io non ce l'ho, e non so se la vedo in altre persone, ecco. No, no, lui è, come dici tu, veramente il figlio del secondo dopoguerra, di quell'Italia a pezzi, distrutta, bombardata, che trova però la forza di reagire, che in 15 anni passa e diventa la quinta potenza industriale del mondo, praticamente costruendo questo sulle rovine. Quella generazione lì, nel bene e nel male, ha veramente forgiato un paese, e lui è stato, diciamo, uno di quelli che hanno dato, come dire, una volta si diceva il pane e le rose, ecco, lui le rose le ha fornite sicuramente a quella generazione, ha fatto scoprire una maniera di vivere che non era così, così banale, così semplice. E poi è sempre rimasto comunque all'opposizione, cioè non è mai stato uno che ha frequentato convegni, ha fatto passerelle, si è fatto notare, insomma è uno che... No, farsi notare si è fatto notare. Diciamo. Decisamente, no, era totalmente narcisista, esibizionista, tutto, certo. Questo, aveva una voglia appunto di essere protagonista assoluto di tutto. Per me la definizione, una delle definizioni più belle è quella che ci hai dato tu quando ci hai parlato della definizione di Corbucci, del marciapiede sinistro di Via Veneto, ecco, quello secondo me incarna abbastanza bene il personaggio. Questa è molto bella, perché Corbucci, Sergio Corbucci, il regista appunto di Django, che conosceva bene lui, conosceva bene anche Lucio Fulci, che per un certo periodo è stato quasi inseparabile compagno di avventure di Piero Vivarelli, che anche a lui era una bella testa matta, diciamo. Una volta Corbucci mi disse: beh, io, Fulci e Vivarelli eravamo al marciapiede sinistro di Via Veneto. Questo aveva un significato bivalente: da un lato erano di sinistra tutti e tre, no? E quindi stavano nel marciapiede sinistro, però chi frequentava Via Veneto ai tempi della Dolce Vita sapeva che al marciapiede sinistro a salire c'erano anche le prostitute, quindi erano anche quelli che in qualche modo accettavano di fare anche cose decisamente commerciali, perché in qualche modo volevano vivere bene, fare
fare una bella vita, c'era niente di male in tutto questo, e lui questo l'ha frequentato. Diciamo che Life as a B-Movie, il vostro documentario, ha un ritmo scatenato molto coerente col ritmo scatenato che avevano il cinema e anche la vita di Piero Vivarelli, diciamo che è molto divertente, diciamo che dà la possibilità di vedere oggi dei protagonisti di quegli anni, anche di notare quel piccolo gossip, come sono cambiati e così via. Li avete trovati tutti? C'è qualcuno che si è rifiutato di contribuire? No, non mi ricordo, non credo che ci sia nessuno. Purtroppo ci sono alcuni che sono morti, certo, prima che siamo riusciti a beccarli. Uno di questi è Ettore Scola, che conosceva bene Piero e penso che avrebbe detto delle cose molto interessanti. Per fortuna siamo riusciti a beccare Umberto Lenzi, David Zard, persone che poi appunto adesso non ci sono più. In realtà, appunto, come diceva Fabrizio, noi abbiamo fatto un lavoro molto capillare di interviste, cioè abbiamo intervistato veramente un sacco di gente in maniera un po' random, diciamo, senza avere un filo conduttore troppo preciso. E poi ci siamo trovati con tutto questo materiale e abbiamo dovuto capire quale poteva essere la traccia su cui andare. E per fortuna è venuta fuori questa traccia, appunto, dell'intersecazione tra la vita di Piero e i suoi film. Cioè, veramente, questa è stata una sorpresa. E quindi il titolo non è un titolo a effetto. E la somma di tutto questo è il film Nella misura in cui, che è un film veramente pazzesco, devo dire. Cioè, pensare appunto che lui nel 70, no, adesso non mi ricordo l'anno esatto, ma ce l'ho qua. Comunque lui, credo nel 79, ha fatto questo film su se stesso, sempre appunto nella sua vena un po' narcisistica, raccontando il fatto appunto di essere uno che ha fatto la Repubblica di Salò e poi è diventato comunista, soprattutto anche raccontando la vicenda di lui che si è fidanzato con la fidanzata di suo figlio. Insomma, tutte queste cose, credo che oggi non riesco a immaginare veramente questo tipo di operazione proprio registica. E anche lì c'è un po' la somma di Piero in qualche modo. Poi è andato a girarlo nel posto dove aveva girato, in Colombia, dove aveva girato Il Dio Serpente, insomma. Insomma, il film, una volta che abbiamo raccolto tutto questo materiale, poi per fortuna abbiamo trovato questa traccia e siamo riusciti a farlo seguendo questa traccia, che credo che sia quella giusta, francamente. Poi il film può avere tanti difetti, però penso che la chiave l'abbiamo trovata giusta. No, il film di difetti ne ha molto pochi. Ricordo sia la proiezione veneziana, un successo strepitoso, poi adesso il Nastro d'Argento testimonia che questo cinema e questa maniera di raccontare il cinema che avete inventato è una maniera molto, molto utile e molto importante, perché, come ripeto, è un viaggio scanzonato, assolutamente fuori dagli schemi e assolutamente non ufficiale dentro la storia dell'Italia del secondo dopoguerra. Insomma, ci aiuta a capire come sia stato possibile che quel paese sia cambiato così tanto in così poco tempo e senza che nessuno, tranne Pasolini, quasi se ne accorgesse mentre ciò avveniva. Se ne sono accorti tutti dopo. Quindi il film è veramente notevole. Adesso il film esce in che modo? Allora, il film adesso esce su Mio Cinema, sarà sulla piattaforma credo per un mese. Noi siamo molto contenti appunto di aver vinto il Nastro d'Argento, che è stata una bellissima sorpresa, devo dire, perché non ce l'aspettavamo, ed è stato un bellissimo riconoscimento in primo luogo per la figura di Piero e poi ovviamente anche per il lavoro che siamo riusciti a fare. Sono molto felice e molto onorato di questo riconoscimento. Mio Cinema è una bellissima piattaforma. Quindi sono anche molto contento che, non potendo uscire al cinema, il film comunque esca in questo modo.
E poi vedremo, ci potranno essere altri sbocchi. Per il momento siamo comunque molto contenti, ci sentiamo abbastanza appagati. Non so se siamo in chiusura, voglio prima della chiusura perlomeno voglio prendere l'opportunità per ringraziare il produttore primario Marcantonio Borghese e anche Taku Komaia di Tea Time. Voglio ringraziare Roberto Cicutto, Enrico Bufalini e Maura Cosenza dell'Istituto Luce. Voglio ringraziare Mario Gianani e Ludovica Damiani di Wildside che ci hanno dato una grossa mano. Voglio ringraziare Luca Tomasini per le grafiche bellissime e l'assistenza al montaggio, Pierpaolo De Santis per la fantastica consulenza musicale e Ludovico Bettarello per l'ottima color correction. Scusami Steve, ma ci tenevo a fare questi ringraziamenti. L'Arte CB Movie, Piero Vivarelli, grazie mille Niccolò Vivarelli, grazie anche a Fabrizio Lauretti per avercelo presentato. Non perdetelo, ne vale la pena, è una... quanto dura 70 minuti? 83 no? minuti. 83 minuti, vedi, il tempo vola quando lo si vede, e un'ora e mezza spesa decisamente bene. Ciao a tutti, arrivederci. Grazie Steve. Ciao a tutti.